Ciao, ritorno alle origini, prodotti finiti. Allora, siediti, fatti un tè, dai, io ti aspetto quando torni. Prodotti finiti. Allora, di make-up mi dispiace, ho cestinato le confezioni di alcune cose, di prodotti MAC ne parliamo quando faccio il back to MAC perché sarei anche mezza pronta. E allora, en passant tutto al volo. Mi sono piaciute, ne ho parlato, le ho promosse, le ho adorate, le ho amate, sono finite le salvettine struccanti Vivi Verde Co-op. Sono state veramente un ottimo acquisto, mi sono veramente piaciute, struccano pure abbastanza bene, ti devo dire. Poi, cosa lì? Acqua micellare, oggi sentivo quelle commesse che la chiamano l'acqua. Non me lo ricordo niente. Acqua micellare della Caudalie. Io credo che siano stati i soldi peggio spesi per un'acqua micellare. Atroce, non mi è piaciuta per niente. Mi lasciava tutto il segno nero sotto l'occhio, dovevo strofinare. Veramente un acquisto pietoso, brutto. L'ho usata perché l'ho pagata carissima e non avevo capito quanto costava. Te lo faccio vedere perché da qua quando farò l'altro video questa qua sarà già finita. Latte struccante sempre della Caudalie, anche questo vabbè, ne prendiamo atto. Capisci dalla mia faccia che non sono prodotti che mi sono piaciuti, anzi tutt'altro, per quello che costano devono fare miracoli proprio, pessimi tutti e due, sia il latte struccante che l'acqua micellare, ma l'acqua micellare è la peggio di tutte veramente, cioè quanto vale la confezione, l'acqua micellare Sephora non vale questa cosa qua da lì. Poi, sempre in ambito di struccanti, pessime anche queste, cioè, ho dei criteri abbastanza seri, direi. Pessime anche queste, che a un certo punto io mi sono chiesta: ma sono struccanti o servono a scartavetrare gli occhi? O servono. Okay. Perciò un momento ho detto: ho capito, sono per Halloween, servono a farti venire gli occhi rossi. Essence My Skin Refreshing Cleansing Wipes. Sono queste. Guarda, ce n'è ancora una dentro. Te l'ho detto tutto. Non mi sono piaciute per niente, le ho comprate un pomeriggio che avevo bisogno di struccarmi. Tanti mi dicono: ah, con l'olio, io non sopporto sostanze oleose in viso. Infatti, ho problemi con i fondotinta perché i fondotinta io li preferisco a base di acqua e non a base di olio. Insomma, ho veramente difficoltà, anche se poi sciacquo io mi dà fastidio. Poi, sempre in base ai struccanti, quante cose di struccanti che ho finito? Credo che abbia fatto il suo tempo, credo che sia arrivato il momento di salutarla e dire ciao salvietta in microfibra di Sephora, è stato bellissimo stare con te, mi sei servita veramente tanto, è stata una figata pazzesca, ma credo che sia arrivato il momento che tu muoia. Addio. Poi, ci ho fatto un video, se me lo ricordo, lascio il link al box info in cui parlo approfonditamente di questi prodotti della Fito. Sono questo e anche questa che è la maschera, maschera Brilliance, Otto, Nutrition, insomma, cose del genere. Sono dei prodotti della Fito, ho comprato un kit della Fito. E sullo shampoo no, non, sinceramente non mi ha fatto proprio molto impazzire. Ma l'ho detto pure nel video. La maschera, un po' come il vino, a lungo andare, a un certo punto un po' mi è piaciuta. Sai che questa Fito non è per niente male. Io ho letto, quando parlai, quando feci il video su questi prodotti Fito, tanti mi hanno detto che i prezzi che io riportavo erano eccessivamente esagerati. La settimana scorsa sono andata nella farmacia, la stessa antica farmacia, dove io ho comprato questo kit e ho verificato. No, era come dicevo io. Allora, quelli vendono i prodotti Fito. Sai come si dice a Palermo? A tutti i soldi, nel senso che mi viene a dire: guardi che mi hanno detto che, ma c'era lo shampoo, per esempio, mi ricordo lo shampoo che era un bottiglione, ma non un bottiglione stratosferico, un bottiglione ovviamente, questo era tipo del kit piccolino, la bottiglia grande era 26 euro, una cosa del genere. Quando tante di voi mi hanno detto: ma guarda che sono prezzi troppo alti quelli che stai dicendo. Mi sembrava brutto fare la fotografia perché nelle targhettine con i prezzi c'era scritto il nome della farmacia. Mi sembrava veramente brutto, ma l'ho avuto l'istinto di fare la fotografia. Prezzi spaventosi. La maschera 30. Facciamo 35 euro, non era 35 euro, ma era un po' più di 35. Facciamo 35 euro. C'è una maschera che ti ho mostrato. A sto punto. Poi, con mio grande rammarico è finita, però sono contenta che sia finita, così prendo tutti e tutti, insomma.
provo gli altri prodotti della linea, della Dr. Scholl's, che è questa crema per talloni screpolati. In realtà io lo uso su tutti i piedi, questo, perché io uso la crema per i piedi anche d'inverno, non tutte le sere, direi una bugia, ma così tutte le sere, perché mi piace, mani e piedi curate, mi piacciono anche in inverno, ma sin da ragazzina mi piace tenerli in ordine e sistemati. Senti. Lui a un certo punto mi ha detto: signora, basta, fammi andare via, basta. L'ho rianimato decine di volte perché mi è piaciuto così tanto. Però me ne sono accorta che non faceva più il suo lavoro. Io ho messo dentro di tutto per farlo rianimare. L'ho messo pure a bagno mio sotto l'acqua calda per farlo sciogliere. Me lo sento pure io che è leggerino. E a un certo punto un giorno l'ho aperto e mi ha detto: basta, ti prego, ma non me la sento più, ma no, vecchio. L'Ashgasm di Too Faced era in un kit, in un cofanetto che mi ha regalato mia cognata, diciamo che l'ho molto apprezzato, mi è piaciuto tanto perché è naturale, cioè, vabbè, dicevo, voi non li ascoltate quando i vostri mariti fidanzati parlano al telefono, voi non fate così. Allora, ti dicevo, sai perché mi è piaciuto? Perché faceva il suo dovere, nel senso che si vedeva che c'era il mascara, però rimaneva molto 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 naturale. E per i trucchi da tutti i giorni, soprattutto quando io non mi trucco, nel senso che metto un po' di correttore, un po' di terra, il burro cacao e il mascara, era perfetto, nel senso che non mi faceva le cia, che a me piacciono quelle cosiddette farfalle, mi piacciono tanto. Però quando io mi devo sbrigare, ecco così, questo qui mi è piaciuto, sono in dubbio se comprarlo o meno. Io non ricompro mai sempre le stesse cose, molto raramente compro le stesse cose. Sta diluviando? Sì, noi dobbiamo uscire a piedi. Ok, molto raramente compro due volte la stessa cosa, ma troppe interruzioni durante questa cosa. Io non mi ricordo se nell'ultimo video che ho fatto un casino di tempo fa ho mostrato questo. Ho finito, ma già da tempo, il Vita Lumiere Acqua di Chanel. L'ho finito un bel po' di tempo fa, è stata bella la nostra storia finché è durata, mi è piaciuto tanto questo fondotinta, soprattutto perché a base di acqua l'effetto naturalissimo, luminoso ma non luminoso brillante, nel senso che la mia faccia era una stellula. Sta diluviando, no, non ci voglio credere, non ci voglio credere che sta diluviando. Sorry. Ho interrotto un attimo perché sentivo rumori un poco strani. Sta grandinando, non sta diluviando, per questo sentivo rumori strani che provenivano là dentro. Allora, effetto molto, molto luminoso, molto naturale. Ti dico la mia per come mi viene. Effetto viso appena lavato. Presente quando lavi il viso ed è luminoso, il viso appena lavato. Questo è l'effetto. Scocciatura di fondotinta Chanel, che non è una cosa che dico io, che penso io, sostengo io, ha un sottotono rosa. Quando l'ho comprato andava bene. Io ho notato che ogni anno, dopo aver preso il sole, l'anno successivo il fondotinta dell'anno precedente non va più bene. Quindi io di anno in anno tento a cambiare. Per questo io non compro fondotinta inverno inoltrato, perché significa che a me mi rimane sullo stomaco il fondotinta. Per questo non lo compro. Comunque mi è piaciuto veramente tanto. Se tornassi indietro lo ricomprerei. Allora, questo è un tester dell'Occitane. La crema mani alla mandorla. Sai che mi è piaciuta tanto, ma tanto, ma il profumo che fa. Al che ho detto, ora mi compro la crema per il corpo dell'Occitane con questa profumazione che è famosa, ho capito. Solo che ho notato che hanno dei prezzi un poco alti e quindi ho lasciato stare. Ho detto va bene, momentaneamente. Momentaneamente lasciamo perdere, diciamo che non è arrivato, lasciamo stare e questo è quanto. E allora, ora tu hai un attimo di pazienza perché io avrei. I miei video sono sempre così, gli altri fanno gli empty, tutti molto impostati. Io non riuscirò mai ad avere un canale impostato. Allora, sono tutti schierati qua sotto, intanto ce n'è uno qua. Ho adorato, tanto che ne ho comprate altre 3 bottiglie, non tutte e 3 insieme, una dietro l'altra. Questo Pino Silvestre Talco, Pino Silvestre Soffio di Talco.
Quando io cominciai a fare questo genere di video, l'intento era parlare della raccolta differenziata. Tutte queste bottiglie verranno lavate e messe in raccolta differenziata, perché tanti la fanno la raccolta differenziata, altri no. Io è più forte di me che devo fare i temi di sensibilizzazione, proprio per fare i collanti che non abbiamo fatto nessun progetto a chi raccoglie più bottiglie. Allora, questo l'ho trovato. Certo, perché Filippo si è fatto la doccia, porca vacca. Questo l'ho trovato in un giornale quest'estate. BioPoint Speedy Hair dovrebbe far allungare i capelli più velocemente. No, non è vero. Non è vero. A me allungano velocemente di mio. Non ho bisogno di Speedy Hair. Comunque, non è vero. Come shampoo è carino, però se lo compri con l'intento di farti allungare i capelli, non ne vale la pena. Poi, andiamo dentro l'acqua. Scusate, ma chi era? Vincenzo. Ah, Vincenzo. Ok, questo. Feccia azzurra benessere con olio di cotone. No, non mi è piaciuto per niente. Mamma mia, la pelle secca, secca. Non mi è piaciuto. No, 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 no. Questo non lo ricompro assolutamente. Poi, questo, allora, questo qui ha una storia. Me lo ha regalato una persona a cui io voglio molto bene. Il problema, no, il problema. La questione di questo bagnoschiuma di Sephora non è tanto il bagnoschiuma in sé quanto le parole che hanno accompagnato questo dono, perché mi è stato regalato un kit di quelli di Sephora con la vaschettina e si mettono i prodotti. E sono le parole che hanno accompagnato questo dono che mi hanno devastata, mamma mia. Quindi ho finito questo bagnoschiuma e ho pensato a questa persona a cui voglio molto bene, che ora è lontana. Per fortuna è lontana. Perché spero che trovi la sua dimensione. Allora, uno, due e tre, donna, cavallo e re. Ma vedi, se io devo fare, gli altri fanno i video tutti sistemati, io sono una zoticona. Allora, poi sono tre. Volumizzante, idratante, idratante, va bene, volumizzante, idratante. Sto bagnando tutto, che sono questi due di Herbal Essence, li adoro. Senti, sono qua tre, nell'altro bagno c'è l'altro che ho comprato da poco, ti deve far capire quanto io adori questa linea Herbal Essence, mi piace tantissimo. Ora ho comprato il volumizzante, ma ho comprato pure lo shampoo. No, ragazze, guardate, un altro mondo. Io adoro questo shampoo Herbal Essence della linea, si chiama Nude Zero. Il primo lo comprai negli Stati Uniti. Devi sapere, tra l'altro, che negli Stati Uniti c'è tutta una gamma fatta di trick e ballacche, nel senso che non c'è soltanto lo shampoo e il balsamo, c'era pure la maschera, c'era pure lo shampoo secco, c'era l'olio post shampoo, insomma c'era una serie di cose, c'è tutta la linea che ci può essere su uno shampoo, che pure qua noi abbiamo, soltanto che qui da noi Herbal Essence ha pochi shampoo. E se io ti dico che qui ci sono pochi shampoo Herbal Essence, fidati, perché se vai negli Stati Uniti e dici io voglio uno shampoo Herbal Essence, cioè di tutto e di più, ma continuo a dire che gli Stati Uniti sono un paese spaventosamente consumista, perché lo capisco io la varietà del prodotto, però ci vuole il vento in chiesa ma non a spegnere le candele. Vabbè. Allora, sempre di Herbal Essence, aspetta. Sempre della linea Nude. Questo qua che è shampoo idratante, però ti devo dire una cosa, io gradisco di più quello volumizzante piuttosto che quello idratante. Tra l'altro, quello volumizzante è alla menta, dà una leggerissima sensazione di fresco, quindi io credo che lo apprezzerò molto di più quest'estate. E poi, sempre di Herbal Essence, vabbè, sono messo al contrario, morbidi e setosi, di questo adoro pure il profumo. E poi, questo non mi è piaciuto, per esempio. Perché morbidi e setosi come linea mi piace, sia il balsamo, lo shampoo, il balsamo e la maschera che c'è. Questa mi piace pure molto il profumo. È caramelloso, però mi piace il profumo. Questo invece, forti e nutriti, balsamo rinforzante con estratti di miele e albicocca, capelli danneggiati. Questo non mi è piaciuto. Questo non lo ricomprerò assolutamente perché mi ha fatto i capelli molto secchi. Allora, l'ho utilizzato fino alla fine perché mio marito per ovvi motivi non usa balsamo. Diventerebbe proprio lui è riccio, quindi però no, mi ha seccato proprio i capelli, quindi ho detto lasciamo stare. L'ultimo prodotto, che è un prodotto che a me piace tanto, wait a moment, ho
sbrullando qua. Allora, questo ultra dolce, crema leggera, balsamo crema leggera all'argilla dolce e cedro, capelli tendenti a ingrassarsi. Sai con che cosa mi piace abbinato questo balsamo qui della ultra dolce? A uno shampoo della Elvive, che è il Vive neutro a uso frequente, shampoo frequenti, che è quello con la bottiglia grande verde, se non sbaglio. Questi due abbinati insieme sono fotonici, capelli leggeri, morbidi, setosi, luminosissimi. Questo balsamo qui è fantastico. Dici tu, perché tieni un balsamo per capelli grassi in doccia? Perché io ci sono momenti dell'anno, ora voglio dire, in questo momento non è il periodo, però ci sono momenti dell'anno in cui i miei capelli si ingrassano da morire, proprio diventano brutti. E comunque questo è quanto. Poi ho finito interi tubi di dischetti struccanti. Inte che eleganza. Interi tubi di dischetti struccanti. Ciao, va! Di dischetti struccanti, e poi ho finito altre cose, però le ho buttate, quindi non ne parliamo. Se ci sono tutte queste bottiglie qua, non faccio uno shampoo al giorno, due shampoo al giorno. Queste sono conservate da settimane, 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 settimane. E lo vedi? Oh, aspetta, come faccio? Questo ripiano, no, allora, questo ripiano della doccia è il mio. E quello là sopra, era stracolmo di cose, quindi le ho scese tutte, le ho messe tutte là. Sto facendo il video. Ok. Spero di averti fatto compagnia, perché di interessante questo video non ho assolutamente niente con me che litigo con la doccia. Ciao e che le stelle siano con voi.